Una giornata al liceo, la 3 giorni del liceo statale De Capraris di Atripalda, nell'ambito delle iniziative di orientamento sull'offerta formativa. Gli studenti, nei panni di insegnanti, si affiancano agli alunni del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado di Avellino e provincia, illustrando praticamente i laboratori interattivi di cui l'istituto è dotato, come evidenzia Jonathan Ruggero, studente della quinta B del De Capraris. La nostra scuola, che è un liceo sia tradizionale che linguistico, che è ancora un liceo di scienze applicate, consta di questi 5 laboratori per poter orientare gli studenti, i futuri studenti, verso le loro scelte che saranno poi si trasformeranno poi nel loro destino, quindi sostanzialmente diventeranno il loro futuro vero e proprio. Chiaramente i laboratori del liceo De Capraris, che il liceo De Capraris quindi offre, sono trasversali, nel senso che uno studente è libero di poter decidere la propria formazione in base a quelle che sono le sue naturali propensioni. La mission dell'iniziativa è quella di illustrare ai futuri studenti delle scuole superiori l'offerta formativa dei 3 indirizzi del liceo statale: scientifico, scienze applicate e linguistico. Nel laboratorio di scienze lo studente può approfondire le proprie conoscenze relativamente all'ambito della chimica, all'ambito quindi delle reazioni chimiche, del mondo animale, del mondo vegetale, quindi studiare in maniera densa, in maniera fitta di contenuti, l'essere umano, così come ogni specie vivente. Nel laboratorio di latino ogni ragazzo può imparare a pensare, che sembra una cosa scontata al giorno d'oggi, ma la logica, il pensiero critico, il modo di strutturare anche una semplice proposizione è un qualcosa di indispensabile nel mondo del lavoro. Con il laboratorio di tecnologia l'individuo può imparare, il ragazzo può imparare ad utilizzare in maniera ottimale un computer, a programmarlo o conseguenzialmente a programmare e a creare da zero delle vere e proprie applicazioni che potranno poi rendere agevole la vita, la quotidianità. Il laboratorio di spagnolo, che così come il laboratorio di tedesco rende possibile per gli studenti anche compiere Erasmus, delle vere e proprie esperienze formative all'estero, con possibilità quindi di soggiorno, di permanenza in territori esteri.